Ma chi? Già mi sono dimenticato. Non è accettabile che venga oscurato un processo per un fatto di questo genere. Non è accettabile, noi faremo tutto per non far sì che questo sia un precedente. Questa è una delle pagine più scure, più brutte della storia ligure, ma della storia italiana. Io lo vorrei sempre ricordare, il 14 agosto del 2018 è caduto un ponte per la mancata manutenzione e l'incuria prolungata e si è portato dietro 43 vite. La drammatica spettacolarizzazione, scusatemi se ve lo dico, è questa. Non sarà e non può essere quella dei cronisti, delle telecamere, dei fotografi, dei teleoperatori che entrano in un'aula di giustizia e documentano quello che accade. Il meglio è che si riesca ad arrivare alle condanne e che sia fatta giustizia. Come potete immaginare, giustizia completa non si potrà mai avere, perché secondo noi ci sono delle responsabilità morali che non sono a processo e che non sono qui dentro, però secondo me sono molto importanti e chiaramente quelle responsabilità morali le possiamo condannare nel nostro cuore, ma non avranno mai una condanna effettiva. Ricordiamo che grazie a le indagini della Procura siamo riusciti a scoprire che il Ponte Morandi era classificato come a rischio crollo dal 2013, che ci sono stati così tanti segnali allarmanti che basta scegliere un giorno a caso come oggi, 7 luglio, per andare nella storia a scoprire un elemento del genere. Il 7 luglio del 2016 sono stati tranciati i cavi che andavano a costituire i sensori di movimento, ricordando che gli ultimi dati lanciati da questi sensori erano agghiaccianti, prevedevano infatti degli approfondimenti che a sua volta avrebbero imposto da subito la chiusura al traffico. Tutti i segnali che non hanno trovato delle persone predisposte a sorvegliare e a vegliare sulla sicurezza nazionale. L'importanza per me è tanta, ma in particolare è per rispetto dei parenti delle vittime. Io dovevo essere qua.